Adesso vediamo l'esperimento di Quink. Questo è il tubo di Quink, è un tubo che si può allungare di una certa quantità e questo esperimento di Quink è il secondo di una serie di tre, il terzo sarà l'esperimento di Kunt. È il secondo di una serie di tre che permette di misurare la velocità del suono in aria tramite sempre la formula velocità uguale lunghezza d'onda per frequenza. Ora, la frequenza fissiamo grazie al generatore di segnali, sempre impostato sull'onda sinusoidale, quindi questo è un generatore in questo momento di movimenti sinusoidali, di moti armonici, quindi questo è l'altoparlante la cui membrana si muove di modo armonico, essendo appunto comandato, pilotato da questo generatore di segnali in onda armonica. Altoparlante vibra quindi circa 2778 circa volte al secondo, quindi è la frequenza di oscillazione e quindi produce delle onde sonore. Queste onde sonore vengono prodotte naturalmente qua, entrano dentro l'imbuto e poi entrano dentro al tubo di Quink. Il tubo di Quink è naturalmente pieno d'aria perché l'aria è presente all'interno, quindi non sono onde che si propagano nel metallo, sono onde che si propagano nell'aria. Quindi la frequenza l'abbiamo misurata, è circa 2, possiamo anche scrivere 778 per esempio, per essere più precisi. Questa è la frequenza, 2,778 kHz. La lunghezza d'onda la dobbiamo ricavare, una volta che l'avremo ricavata dall'esperimento, la sostituiremo in questa formula e quindi lunghezza d'onda per frequenza troveremo la velocità. Vediamo come si trova la lunghezza d'onda, vediamo che cosa fanno le onde sonore. Le onde sonore vengono prodotte, entrano qua dentro e qui si dividono a metà, quindi una metà scorre in questo ramo sinistro, una metà scorre nel ramo destro, poi si riuniscono qua dove c'è il microfono. E come accadeva per l'esperimento di Hebb, noi teniamo sotto controllo sia il segnale dell'altoparlante che il segnale ricevuto dal microfono, in altre parole le loro oscillazioni. In realtà le oscillazioni dell'altoparlante non ci interessano, ci interessano solo le oscillazioni del microfono, infatti dopo spegneremo le oscillazioni dell'altoparlante, vedremo perché non ci interessano ma soltanto quelle del microfono. Diciamo anche che con quasi 3000 Hz di frequenza ci aspettiamo una lunghezza d'onda di un po' più di una decina di centimetri, grosso modo sono sui 13-14 centimetri. Anticipiamo quindi questo risultato perché? Per far capire quello che accade qua dentro. I fronti d'onda sono quindi distanziati, i fronti d'onda dell'aria compressa sono distanziati diciamo di 13-14 centimetri grosso modo. Quindi c'è un fronte d'onda d'aria compressa qui, uno qui, uno qui, uno qui, uno qui e uno qui. Contiamoli, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, diciamo 6 per esempio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E l'altra onda che gira da quest'altra parte contemporaneamente, pure, per esempio, ecco nell'esempio che ho fatto adesso, farà vedere 6 fronti d'onda, perché all'inizio il tubo è lungo più o meno uguale sia a destra che a sinistra, quindi abbiamo un fronte d'onda, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Allora, se queste due onde percorrono due tragitti della stessa lunghezza, immaginiamo che queste mani mie siano un fronte d'onda che va di qua e di là, quindi fronte d'onda di qua e di là, quando arrivano qui arrivano in fase, e sommando, quindi si somma il fronte d'onda d'aria compressa col fronte d'onda d'aria compressa che arriva di là e viene fuori un fronte d'onda complessivo di aria doppiamente compressa. La stessa cosa quando arriva l'aria rarefatta, un attimo dopo arriva l'aria rarefatta insieme contemporaneamente sia da destra che da sinistra e quindi faranno una zona ancora più rarefatta. Allora, questo esperimento si basa su quale principio? Sul principio dell'interferenza. Infatti, quando le due onde arrivano e si riuniscono qui, creano l'interferenza che può essere costruttiva o distruttiva. L'esempio che ho fatto adesso è che i percorsi sono lunghi uguali e quindi le due onde percorrono dei cammini della stessa lunghezza e quando arrivano qui arrivano in fase
quindi arrivano in interferenza costruttiva. Se io invece allungo il tubo di una certa quantità, poi vedremo meglio quanto, adesso l'onda che viaggia a destra deve fare un percorso più lungo. Quanto più lungo? È la somma di questi due tratti. Diciamo che sono 5 cm, per esempio, per fare un esempio concreto. Quindi 5 cm, 5 cm, quest'onda cammina per 10 cm di più. Allora, quando quest'onda arriva qui, non sarà più in fase con quest'altra, che ha camminato di meno, perché questa arriva prima. L'onda viaggia, dovrebbe viaggiare intorno ai 340 metri al secondo, quindi partono insieme, si dividono, ma siccome questa fa meno strada, arriva prima, questa arriva dopo. Quindi non arriva più fronte d'onda d'aria compressa con fronte d'onda d'aria compressa, quindi cresta con cresta, ma potrebbero arrivare in controfase. Cioè potrebbe accadere che quando qui arriva il fronte d'onda d'aria compressa, qui il fronte d'onda è ancora rimasto indietro perché ha fatto più strada, quando invece il fronte d'onda di destra arriva incontra l'aria invece rarefatta e quindi può darsi che si incontri un fronte d'onda d'aria compressa con uno d'aria rarefatta, in questo caso si annullano e fanno l'interferenza distruttiva. Quindi se noi allarghiamo della giusta quantità questo tubo, allora possiamo generare l'interferenza distruttiva. Qual è la giusta quantità per avere l'interferenza distruttiva? Deve succedere che l'allungamento di percorso, quindi la somma di questi due tratti, deve essere pari a mezza lunghezza d'onda. Infatti, diciamo che la lunghezza d'onda era 14 cm, con questa frequenza che dicevamo prima, immaginiamo che sia intorno ai 14 cm. Allora, se io allungo di 3 cm e mezzo qui e di 3 cm e mezzo lì, questo percorso è più lungo di 7 cm, 3,5 più 3,5. 7 cm è mezza lunghezza d'onda. Allora, queste due onde che si dividono qua, quando poi si riuniscono, arriva prima questa e poi l'altra, quando si riuniscono, questa ha camminato mezza lunghezza d'onda in più e quindi arriva perfettamente in controfase con l'altra. Cioè, quando qui arriva un fronte d'onda rarefatta, qui arriva un fronte d'onda d'aria compressa e vanno perfettamente ad annullarsi, dovrebbero annullarsi perfettamente, in interferenza distruttiva. Se io poi allungo ancora il tubo e lo porto per esempio a 7 cm qui e 7 lì, in totale fa 14 cm che è una lunghezza d'onda. Allora le due onde partono, questa arriva prima, questa arriva dopo, però questa ormai ha camminato una lunghezza d'onda di più, no mezza, una, adesso è una lunghezza d'onda. E una lunghezza d'onda in più non la fa andare in controfase, ma la fa tornare in fase con quella. Quindi quando arriva questo fronte d'onda d'aria compressa, arriva un altro fronte d'onda d'aria compressa, anche qui arrivano in fase, arriva quello successivo in realtà di fronte d'onda, perché il primo è già passato, è già arrivato. Quindi arriva questo fronte d'onda e arriva un altro fronte d'onda qui e quindi vanno in interferenza di nuovo costruttiva. Se io allungo di un altro tratto di 3,5 cm, 3,5, 3,5, che fa 7, quindi altri 7 cm, ecco che vanno di nuovo in interferenza distruttiva. Quindi ogni 3,5 cm, che poi vuol dire 7 cm complessivamente, si passa da un'interferenza costruttiva a una distruttiva. E questo mi permetterà di conoscere la lunghezza d'onda. Adesso vediamo come si riconoscono le interferenze costruttive e distruttive proprio a livello sperimentale. Quindi chiudiamo il tubo, alziamo il volume e questi qui sono i due segnali, naturalmente sono i segnali profili locali, cioè in funzione del tempo che scorre. Uno è il segnale, questo più intenso, è il segnale dell'altoparlante, sarebbe questo, e invece quest'altro è il segnale del microfono. Allora, a me non interessa il segnale dell'altoparlante, mi interessa soltanto quello del microfono. Cambiamo la visualizzazione che si vede meglio, così. Questa è la visualizzazione migliore. Perché è la migliore? Perché adesso io piano piano allungo il tubo e vedremo che l'ampiezza di questo segnale cambia, l'ampiezza, non la frequenza. Ecco, vediamo che è passato da un valore molto alto, questo. Quindi l'ampiezza qui è grande. Perché è grande? È grande perché le due onde qui sono in interferenza costruttiva, quindi danno un'ampiezza
qui all'ingresso, all'imbocco del microfono, danno un'ampiezza maggiore perché vanno in interferenza costruttiva. Se io invece allungo il tubo ancora, le due onde vanno in interferenza quasi distruttiva. Se fosse un'interferenza distruttiva perfetta, qui dovremmo vedere una linea. Però vediamo che è un'onda con un'ampiezza piccola, quindi vanno quasi a interferire distruttivamente, e quindi vuol dire che un'onda ha camminato mezza lunghezza d'onda più dell'altra. Se io allungo ancora, di nuovo trovo un'interferenza costruttiva, e poi allungo ancora, trovo un'interferenza distruttiva, poi ancora, costruttiva, distruttiva, e così via. Ora, fai pausa un attimo.